Un negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia la cucina si chiama Lube. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. Do you know where emotions come from? Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Stia DSL collega aziende e privati ad internet.
megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Amiche e amici di OnTV, buona serata dall'esterno dello stadio Libero Liberati. Siamo pronti per commentare questa incredibile partita terminata 4-4 tra Ternana e Frosinone e culminata soprattutto con un episodio clamoroso all'ultimo minuto di recupero con il gol del Frosinone su un rigore veramente scandaloso, quasi inesistente, concesso per un presunto fallo di Partipilo. Devo dire che usciamo veramente con la bocca amara da una partita di questo tipo, perché la Ternana meritava sicuramente la vittoria e pur giocando una partita alla garibaldina con tante occasioni anche da parte del Frosinone, però sinceramente mi pare di poter dire che la Ternana meritava la vittoria. Poi, come abbiamo detto, dentro una gestione di gara in cui l'arbitro ha lasciato correre praticamente di tutto all'ultimo minuto di recupero per una gamba spostata verso l'esterno di Partipilo, che però non va a cercare l'avversario, qua invece a sua volta cerca proprio quella gamba, insomma viene concesso il calcio di rigore che poi Novakovic risolve e porta il pareggio per il Frosinone. Quindi partita che finisce 4 pari, Ternana che con questo risultato di fatto abbandona tutte le speranze per zona playoff, e c'è molto rammarico perché questa è una stagione che alla fine è andata così. Il pubblico è uscito veramente sconcertato anche da questa decisione, c'è stata una contestazione feroce, tra l'altro è una finale di partita anche convulso con tutti i giocatori in campo, con una serie di situazioni poco chiare. Per parlare di tutto questo, come al solito, Gigi Manini. Gigi, mi pare una grande delusione, no? Dopo una bellissima partita, un finale da riscrivere. La vittoria ci avrebbe lasciato aperto qualche spiraglio, no? Per i playoff, il pareggio purtroppo, il calcio di rigore io non lo definisco scandalo, cioè al limite, non so, il problema è che a parte Inverse la Ternana sto rigore non l'avrebbe preso mai, ecco, questo è il discorso. Al 94esimo, tra l'altro il Frosinone a questo punto secondo me cambia pure poco, si cambia forse perché viene lontano la Ternana, alla fine abbiamo fatto un favore ai nostri cugini, Perugia sta a 52, se la può giocare, deve venire a Terni anche il Perù, sicuramente non gli renderemo la vita facile. Oggi la Ternana meritava la vittoria, diciamo che al 94esimo un calcio di rigore, ripeto, per me non è scandaloso, il contatto c'è, lì lo cerca molto l'attaccante del Frosinone, per come è arbitrato l'arbitro, io voglio dire un arbitraggio, Gigi, di all'inglese, no? Con tantissimi falli lasciati correre. Quello che mi sento di sottolineare è che a noi, a parte Inverse fuori casa al 94esimo, non l'avrebbero dato mai, questo è il discorso. E comunque alla fine quello che ti dico è che in una stagione così così con gli arbitri siamo sfortunati, diciamo così. Lucarelli era imbufalito, Partipilo diciamo, disperato, adesso glielo diremo, con gli arbitri siamo sfortunati quest'anno, no? Io non dico, metti che oggi ci fosse, metti, allora, al limite rigore, al limite non te lo danno, ma non avrebbe neanche pareggiato quello che è successo a Reggio Calabria, no, a Perugia, episodi, col Brescia, no? Che ancora non so se per quell'unghiata Iagello si è ripreso, se ancora gioca a calcio, e il rigore che ci hanno dato a Pisa, no? Sibilli che è caduto in terra, sembrava stramazzare, insomma stanno veramente, non siamo fortunati, dai, la stagione finisce qui per quanto riguarda i playoff, è chiaro, abbiamo ancora il Perugia, una partita importante, andremo a fare un favore a quel punto in caso di risultato positivo al stesso Frosinone, non lo so a sto punto, perché ho visto i giocatori molto arrabbiati con questi del Frosinone che poi alla fine hanno fatto la loro partita, per carità, però insomma capisco i nostri che con una vittoria avrebbero riaperto ancora, ripeto, speranze playoff, e purtroppo al 94esimo prendere un calcio di rigore così dà un po' fastidio, ripeto, secondo me contatto c'è,
Sì, ma è un contatto cercato più dal giocatore del Frosinone che da Partipiro. Che Partipiro si arresta. Si ferma, un po' lo tocca però. Quasi gli scivola la gamba sinistra sul terreno e ci si butta contro il giocatore del Frosinone. Sì, diciamo che questi sono rigori che nella mia mentalità del calcio non si danno mai. Io devo dire che ce l'hanno dati contro peggiori quest'anno. Ecco, questo volevo dire. Cioè, quello col Pisa, ripeto, è un rigore incredibile. Comunque in generale non siamo fortunati, perché a favore invece non me ne ricordo così. No, assolutamente. Non mi ricordo rigori a favore. Poi, di questo tipo. Non voglio come dire, girare il dito nella piaga, ma ripeto, fosse stata una conduzione arbitrale che dal primo al novantesimo come dire, fosse stata caratterizzata dalla fiscalità, dall'attenzione spasmodica al minimo contatto, al fischio continuo, si è giocato tantissimo. Quindi credo che il tempo effettivo sia stato molto alto, un arbitraggio come hai detto prima tu all'inglese e poi su un contatto assolutamente secondo me di gioco vai a dare un rigore che decide tra l'altro all'ultimo minuto un match, cioè, per me è un calcio di rigore inesistente, poi magari la vedo anche troppo da tifoso, però tra l'altro dentro una conduzione di gara che mi pare di poter dire la Ternana no? Aveva meritato. Sì, ecco, questo è da sottolinearlo, la Ternana avrebbe meritato di vincere la partita. Purtroppo la nostra difesa oggi non è stata impeccabile, devo dire, questo bisogna dirlo. Gli ultimi minuti però ormai l'avevamo portata a casa. C'è stato un calcio d'angolo, che poi anche sul calcio d'angolo non sono così convinto, ci fosse stata una deviazione, ma insomma. Era stata anche una buona gestione del match da parte della Ternana e di Lucarelli, perché no? Sì. Avevamo cominciato oggi con il 3-5-2 e poi quando si era sul 3 pari siamo passati al 4-3-3 e poi dopo siamo ritornati al 3-5-2. Senti, se vuoi intervieni, però non devi, se vuoi intervieni, non devi bestemmiare. Allora, ce l'ha con noi, stavamo dicendo che non era rigore, avremmo dato la parola ai tifosi, ma in queste modalità non è possibile. No. Stanno arrabbiati, giustamente capisco, adesso qualche parola in più in diretta, però i tifosi, diciamo come posso dire, ci sta che un tifoso rossoverde in una partita che noi avevamo giocato anche alla grande contro un'ottima squadra come il Frosinone e si è arrabbiato. Beh, non è che se la devi pigliare con noi, però no, nessuno ce l'ha con noi, non è quello, ognuno ha i suoi, come posso dire, metodi di espressione. Chiaramente un tifoso che esce dallo stadio ma Gianni, siamo arrabbiati anche noi, no? Stiamo cercando di essere, come posso dire, diplomatici, però siamo un po' arrabbiati, anche perché ripeto, il calcio di rigore è dubbio, è il 94esimo, una partita che poteva, per l'ennesima volta lo dico, riaprire possibilità di playoff, perché a quel punto con 4 punti, no? Frosinone non ha neanche un calendario facile, va a finire, ripeto, che diventa decisiva Ternana-Perugia. A questo punto la Ternana è decisiva sia per il Perugia che per il Frosinone. Sono d'accordo con te, purtroppo questa, ripeto, era una partita che si era messa... Aspetta, parla un attimo che chiama Alessio. Sì, no, sto ascoltando che ci sono tifosi fuori, secondo me sì. Scusa, andiamo in sala stampa perché c'è la conferenza di mister Lucarelli. Ce la fai a portare due luci? Queste? Ma non torniamo? Possiamo andare? Non credo. Mister, immagino che... Mister, partiamo dalla fine? Siamo tutti. Allora, oggi non rispondo alle domande perché verrei radiato calcisticamente, quindi
dico solo il mio punto di vista. Questo è un arbitro che è stato un anno fermo perché era stato ritenuto non adeguato ad arbitrare. Dopodiché questo signore ha fatto un ricorso e è stato rimesso ad arbitrare da circa 3 partite. Quindi io non mi arrabbio con lui, anche perché gli ultimi 20 minuti sono stati indirizzati, si è visto dove voleva andare l'arbitro, e il rigore inesistente è solo una conseguenza degli ultimi 20 minuti di partita. Quindi io non mi arrabbio con questo arbitro, mi arrabbio con chi ce l'ha mandato, che sapeva benissimo che era, poteva essere un arbitro non all'altezza della situazione. E quindi oggi di calcio non voglio parlare, perché di calcio non c'è da parlare. Per una volta non mi sottopongo alle vostre sempre gentili domande, però io credo che oggi non ci sia da parlare di calcio, e quindi per evitare conseguenze importanti, fini quello che vi dovevo dire, ve l'ho detto. Solo se c'è stato uno scambio di opinioni. No, io sono andato dentro, non ho voluto partecipare, ho già detto, un arbitro che era stato messo fuori dalla CAN ha fatto un ricorso, lo ha vinto, l'hanno dovuto rimettere a arbitrare, però non lo puoi mandare in una partita del genere, che noi ci giocavamo la vita, perché noi vogliamo onorare il campionato, ci piacerebbe onorare il campionato. Ci piacerebbe onorare il campionato, perché sappiamo che magari in passato, no, non tutti si impegnano le ultime partite. Quindi noi volevamo farlo, e non puoi mandare un arbitro inadeguato a una partita del genere, inadeguato perché lo hanno mandato via dalla CAN, l'hanno ritenuto non adeguato ad arbitrare, lui ha vinto il ricorso, l'hanno rimesso dietro e ce lo mandano a noi a Terni con tutto lo storico quest'anno degli arbitri. Quindi io di calcio oggi non parlo. Grazie. Allora, siamo tornati momentaneamente live, avete sentito le parole di Lucarelli, che definire arrabbiato è un eufemismo. Il mister si è scagliato contro l'arbitro Minelli, ricordando i suoi precedenti in ordine al ricorso. Sì, scusa, come si chiama? Rubilot, che aveva fatto ricorso alla CAN, e insomma ha concluso dicendo che non vuole parlare di calcio. Magari proviamo a parlarne noi, no Gigi, per commentare questo 4 pari che ci taglia fuori, come abbiamo detto prima, in esterno dalla lotta per i playoff, in maniera direi però immeritata. Una Ternana che tutto sommato oggi meritava i 3 punti, sia per la qualità di gioco espressa, sia per la determinazione che ha messo in campo, no? Frosinone, per carità, ha fatto una buona partita e sicuramente
si è dimostrato ancora una volta una squadra quadrata con dei valori importanti, però mi pare di poter dire che nel computo dei 90 minuti la formazione rossoverde avrebbe meritato oggi la vittoria. Beh, l'episodio ne abbiamo già parlato, adesso tornarci. Per quanto riguarda la partita, la Nana forse, diciamo, ai punti avrebbe meritato un pochino di più. Insomma, affrontavamo un'ottima squadra e ci sta. Forse, come posso dire, abbiamo dimostrato di essere sempre pericolosi davanti, come per tutto il campionato, e un pochino oggi di nuovo siamo tornati troppo vulnerabili in difesa. Insomma, ci sta, c'è anche l'avversario, alla fine il risultato l'hai portato quasi a casa e al 94esimo fa rabbia. Io ripeto, secondo me il rigore non è scandaloso, è dubbio. Quello che fa rabbia è che al 94esimo fuori casa la Ternana rigori del genere non hanno dati mai, e questo viene, come posso dire, a coronamento di una stagione nella quale abbiamo avuto una serie di torti clamorosi, e questo è l'ennesimo, no? E questo forse che fa più rabbia di tutti. E poi il minuto, il 94esimo, la partita finita, e lì il contatto c'è, purtroppo Partipiro si ferma, però è stato bravo forse l'attaccante del Frosinone. Infatti l'attaccante del Frosinone va contro la gamba di Partipiro, non il contrario. Sì, sì, adesso aspettiamo anche... Beh, Lucarelli era arrabbiato, lo capisco, perché ripeto, purtroppo il risultato era importantissimo, no? Magari sarebbe cambiato poco poi alla fine, perché comunque era difficile raggiungere i premi, però ti lasciava aperta una speranza, poi noi... Ci resta anche il rimpianto, no, di aver dato, come posso dire, una mano ai cugini, perché in questo modo con il pareggio chi ne beneficia è il Perugia, perché alla fine la vittoria del Frosinone avrebbe danneggiato il Perugia, la vittoria della Ternana avrebbe messo in difficoltà il Perugia, che si sarebbe trovata la Ternana dietro. Così, insomma, i più contenti, no, sono i nostri cugini biancorossi, e poi insomma è tutta da giocare ancora. Perugia mi pare che ha 3 punti dal Frosinone, deve venire a Terni, non penso che, come l'ho già detto prima, non gli renderemo la vita facile. La Ternana, come ha detto Lucarelli, ha detto bene, onora il campionato fino alla fine, che è importante. Adesso andremo a giocare a Benevento. Tornando alla partita, una bella partita, devo dire che la Ternana ha fatto di tutto per vincerla, forse con un attimo di attenzione in più in fase difensiva l'avremmo portata a casa prima, ecco, questo mi sento di dire. Ma anche loro, no? Terzo gol di Palumbo, portiere non è incolpevole sul quarto gol, mi pare che Pettinari sia molto bravo, ma il difensore è ingenuo, quindi anche loro hanno commesso i loro errori. Scusa Gigi, sta arrivando Grosso, diamo la parola per l'allenatore del Frosinone. Ci siamo tutti? Datemi un ok. Sempre? In diretta da stessa. Prego, vai. Mister Insidio, tra campioni interferenti del Frosinone, una partita particolare, non ne avevamo viste tanti in questa stagione, un 4-4 abbastanza pirotecnico. Come la commenta? Secondo lei un punto guadagnato o 2 persi? Abbiamo ripresa nel finale e quindi sicuramente è un punto pesante per noi. Penso se avessimo lasciato l'intera posta non sarebbe stato il risultato corretto. Una partita in cui i dati alla mano, perché poi a fine partita arrivano i dati, creiamo 6 occasioni noi e 5 occasioni loro, ci sono 0 parate del nostro portiere e 1 parata del loro portiere. È una partita difficile 4-4, quindi insomma una partita un po' anomala, però penso che il pareggio alla fine sia il risultato più giusto. C'è qualcosa da cui partire in vista della prossima partita con il Monza? Ma ci sono tanti spunti positivi, abbiamo fatto le buone cose, abbiamo commesso l'ingenuità e qualcuno abbiamo pagato a caro prezzo, però siamo venuti qua, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che voleva rientrare dentro per un discorso importante di playoff, e siamo stati bravi nel finale, credo, ripeto, meritatamente a trovare il pareggio negli istanti finali in un clima un po' di caos, ma non so spiegarmi il motivo, perché c'è un calcio d'angolo netto, c'è un rigore netto e c'è un gol che ci permette di pareggiare la gara. Ormai no. Secondo lei è corsa 2 per i playoff tra Frosinone e Perugia, o c'è anche l'Ascoli che può rischiare? L'Ascoli che ha 6 punti dalla nona.
Ma noi dobbiamo sapere che servono ancora punti da fare, abbiamo 3 partite difficilissime come sono state quelle passate, e prepararle bene, cercare ogni gara di provare a ottenere il massimo e fino alla fine cercare di inseguire questo sogno, perché per noi è sicuramente un traguardo insperato inizio stagione, ma adesso ci siamo dentro e vogliamo tenercelo stretto. Ritornerà Cicci per dopo aver fatto la squalifica con il Monza, per quanto riguarda Charpentier e Zampano? Francia anche credo che tornerà questa settimana e Gabri invece c'è ancora un po' di tempo, non so di preciso quanto, ma sicuramente non rientrerà per questa partita. Posto? Grazie. Grazie, grazie. Ringraziamo Fabio Rossi, l'abbiamo ascoltato. Sì, arrivederci.